se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito di Dio riposa su di voi. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro. Oppure, quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Siamo venuti da Gesù oggi. Ieri verremo, se il Signore ci darà vita, anche domani e per il resto della nostra vita. Perché? Perché noi abbiamo deciso, con la grazia di Dio, di mettere Gesù al primo posto nel nostro cuore. Amiamo Lui più di ogni altra persona al mondo. E allora questo ci colloca proprio nel cuore di Cristo. Diventiamo madre, padre, fratello, sorella di Gesù, una cosa sola con Lui, come i santi ci hanno insegnato con le parole e con l'esempio. Il secondo punto che ci deve legare a Gesù è la determinazione forte, irrevocabile, di portare la croce che il Signore ci dà nel tempo che noi viviamo. Ce l'abbiamo tutti una croce. Sarà la salute, saranno le preoccupazioni del domani, saranno le difficoltà di oggi, saranno i dispiaceri che non mancano mai, saranno tutte quelle cose che noi non vorremmo mai incontrare nella vita. Ecco, questo è il peso che dobbiamo volentieri accettare per somigliare a Gesù e ai santi e arrivare fino alla gloria del Signore, perché la gloria sarà pari alla sofferenza, alla fatica, al sacrificio che, ripeto, sono alla portata di mano ogni momento. Ero solo vicino a Padre Pio una mattina e lui si preparava a celebrare la messa e io gli stavo a fianco per tenergli compagnia, ma soprattutto per essere a disposizione per qualunque sua necessità. E però quella mattina sentivo un bisogno grande di confessarmi e per essere purificato
stare vicino a un santo e ti dà questa necessità. E poi perché volevo chiedergli quale delle tante attività io dovevo lasciare, e mi sembravano troppe. Allora mi inginocchiai per confessarmi. A lui, prima ancora che io parlassi, mi ha detto: ricordati che Dio è giusto e dà il premio pari ai meriti. Quindi c'era da impegnarsi di più, da pregare chiedendo la forza al Signore, ma non di lasciare gli impegni. E quella è anche la croce. E si impara alla scuola dei santi quello che Gesù ha fatto e quello che adesso in questo brano del Vangelo di Luca ci ripete: portare la croce, che significa guadagnarsi la vita eterna e essere, terzo punto, perseveranti nell'obbedienza, nel servizio, nell'offerta di noi stessi al Signore. Noi già col battesimo siamo consacrati a Cristo, siamo come un'offerta spirituale che i nostri genitori hanno fatto a Dio, perché noi siamo venuti al mondo e non vogliamo perdere l'altro mondo. Allora questa consacrazione deve essere rispettata, coltivata, accresciuta, adornata. Pensate che la comunione che riceviamo questa mattina è una luce di più che accendiamo nell'anima ed è un bacio che diamo a Gesù. In quella comunione Lui si viene a sciogliere come sacramento costituito dall'ostia o dal vino o da tutte e due, si viene come a sciogliere dentro di noi, perché ci vuole rendere già adatti, preparati, anzi pronti a entrare nella vita eterna. Questa deve essere allora la coerenza che Gesù esige. Come Lui ama noi, noi ci dobbiamo sforzare di amare Lui. Non è facile. Siete svegliati bene o avete ancora la sonnolenza? Ecco, Gesù è sveglio, l'angelo custode è sveglio, i santi che ci proteggono sono svegli, sono qui, pregano con noi. Oggi noi celebriamo, vedete il colore viola, la commemorazione di tutti i nostri confratelli defunti, sacerdoti o non sacerdoti, consacrati comunque al Signore. Questi che ora noi non abbiamo più vicino hanno fatto tanti sacrifici, ci hanno voluto bene, ci hanno educato. Quando mettiamo piede qui dobbiamo pensare che se questa basilica esiste perché loro l'hanno voluta, se tante cose belle ci sono perché essi l'hanno protetta, l'hanno preparata, l'hanno realizzata. Vedete quella Madonna che sta lì? Al tempo della guerra dei tedeschi fu portata via, perché sennò l'avrebbero o trinciata, profanata, o trasportata, asportata. E allora i frati con tanta premura l'hanno nascosto su un traino lì e l'hanno portato a Manopello, al Volto Santo, quindi un luogo più appartato, meno sotto l'occhio dei tedeschi. Poi l'hanno riportato con tanta festa. Essi hanno voluto la festa che noi facciamo ogni anno. Tutte queste cose buone e belle sono state, come dire, volute, amate e praticate. Ci hanno dato tanto esempio e adesso non esistono più. L'esempio rimane, ma soprattutto una cosa c'è, che la loro preghiera, che prima veniva elevata al Signore da qui, adesso è elevata o dal purgatorio o dal paradiso, la stessa preghiera. Diceva Padre Pio che di là si lavora di più, quindi questi nostri fratelli che tanto hanno pregato prima, ora pregano per noi, per me, per te, per te. Se fosse possibile avere la testa con la sapienza di Dio, vedremmo
di fatti quello che io sto dicendo, ora lo vediamo per fede. E allora noi, due cose. La prima, chiediamo a Gesù che li porti tutti in paradiso, tutti, anche quelli che abbiamo visto fino a qualche mese fa lavorare e vivere in mezzo a noi e ora se ne sono andati in cielo. E poi che la loro preghiera sia efficace per ottenere a noi l'attuazione del loro esempio, la realizzazione della nostra santità, la santificazione di ognuno di noi. Paolo, qui l'avete ascoltato, come dice proprio chiaramente e fervorosamente ai cristiani di Filippi. Adesso voi siete stati obbedienti e non solo quando io ero presente, ma anche adesso che sono lontano. Ecco, ai nostri maestri, ai nostri padri che ci hanno educato, dobbiamo proprio corrispondere così, nell'obbedienza, nell'amore, nel servizio, come quando essi stavano con noi e ci insegnavano queste cose. Ringraziamo il Signore perché chiama alla santità tutti quelli che passano per il battesimo, ma soprattutto quelli che consacrano totalmente la propria vita al Signore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.